non solo la classica mano di vernice, ma un complessivo restauro delle pareti esterne, i cui intonaci si stavano sgretolando, ed ecco restituita alla cittadinanza, anche nella sua bellezza estetica, la storica Cascina Irma, sede della Biblioteca Civica di Zanè, intitolata allo scrittore italiano Carlo Goldoni. I lavori inaugurati a inizio estate hanno interessato le pareti esterne dello stabile, con il servizio bibliotecario sempre in funzione per gli utenti. Il distacco di parte degli intonaci aveva determinato problematiche di sicurezza e decoro urbano, consigliando il comune di mettere mano alla cassa pubblica e andare alla ricerca di eventuali fondi ad hoc per intervenire. Progetto alla mano, 107.000 euro l'ammontare della spesa. I lavori si sono definitivamente conclusi a inizio agosto con la rimozione delle transenne e delle impalcature e il saluto degli operai di cantiere, lasciando l'edificio con il nuovo look dopo aver utilizzato materiali certificati con funzione antimuffa e anticondensa. Tutto ciò permetterà una migliore e più duratura conservazione delle pareti esterne, prevenendo altri distacchi come quelli patiti in questi anni.